Oggi, signori, si va di unboxing. Voglio aprire insieme a voi un pacco che mi è arrivato in questi giorni. Ho voluto aspettare appunto per aprirlo, proprio perché volevo farlo insieme a voi, per rivelarvi quello che è il suo contenuto. Un pacco che aspettavo da diverso tempo e sono contento che sia arrivato. Sigla e poi partiamo. Ed allora, ben trovati in questo nuovo video. Prima di continuare, come sempre, vi ricordo le due cose molto importanti per me e per il mio canale. La prima, iscrivetevi nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto ed attivate la campanella. In questo modo mi aiuterete a far crescere ancora di più il mio canale, come state già meravigliosamente facendo, ed inoltre rimarrete costantemente aggiornati su tutti i prossimi contenuti. Quindi cliccate sul tasto iscriviti e cliccate sulla campanella. La seconda cosa, se dovete fare degli acquisti su Amazon e volete supportare il mio canale senza spendere un centesimo, in più vi invito ad utilizzare quello che è il link che è presente qui in descrizione, è un mio personale link di affiliazione Amazon. Se lo utilizzate per fare qualunque vostro acquisto, non necessariamente a tema cinema, a voi non cambierà completamente nulla, non spenderete un centesimo in più, ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto. Quindi questo è un altro modo che avete per poter supportare il mio canale, appunto, senza spendere un centesimo in più, ma semplicemente facendo i vostri acquisti su Amazon. Quindi se dovete fare degli acquisti su Amazon utilizzate il link che trovate in descrizione. Ed allora, come vi dicevo, oggi video di unboxing non ne faccio tantissimi, devo essere sincero, è una tipologia di video che mi porta anche impegno, perché comunque devo organizzarmi qui davanti a me, che voi non vedete, ma c'è un discreto caos, ed inoltre appunto devo spacchettare determinate confezioni, determinati pacchi che mi arrivano attraverso quelli che sono gli acquisti che faccio su Amazon, su IBS. Ma in questo caso in realtà voglio fare insieme a voi un unboxing particolare, perché è coinvolta una casa di distribuzione, anche di home video, alla quale tengo particolarmente. Tra l'altro ho già fatto un video di unboxing che coinvolge questa casa di distribuzione, cioè la Cine Museum. Se andate nel mio canale, appunto, se cliccate e cercate, se mi ricordo lo metto qui in descrizione, c'è anche l'unboxing del cofanetto di Shining. Oggi infatti andremo a fare un altro unboxing a tema Cine Museum. Chiaramente ho già levato tutto quello che era la parte superficiale con i miei dati, chiaramente per farvelo vedere senza grandi pericoli, però il pacco ancora è integro, quindi lo andremo a spacchettare insieme, perché all'interno ci dovrebbe essere, perché questo è quello che attendevo, un altro cofanetto molto molto particolare, un cofanetto tra l'altro al quale tengo particolarmente, di un film al quale tengo particolarmente. Tra l'altro, purtroppo, a causa anche di quelle che sono state le problematiche relative alla pandemia, relative anche alle necessità di dover fare i conti con un'organizzazione chiaramente diversa, purtroppo, ma non è colpa loro, gli amici di Cine Museum hanno dovuto fare i conti con dei ritardi, ma ripeto, li giustifico proprio perché tutto il mercato dell'home video, tutto il mercato della distribuzione, non soltanto in home video ma anche in sala, ha dovuto fare i conti con dei ritardi non da poco. Come sempre, i pacchi degli amici della Cine Museum sono davvero realizzati in maniera incredibilmente solida, quindi è anche un po' più complicato andarli ad aprire, quindi eventualmente farò dei tagli di incolla, ma è il bello della diretta, è proprio questo. L'ho aperto, quindi davvero pacchi sempre realizzati in maniera esemplare, quindi questo è sempre un punto a favore degli amici di Cine Museum. Nell'attesa che io riesca ad aprirlo definitivamente, vi invito a seguirli innanzitutto in quella che è la loro pagina Facebook, dove potete avere delle informazioni, è durissimo, è impacchettato benissimo, dove potete avere, dicevo, delle informazioni riguardo a quelli che sono i loro prodotti, le loro linee editoriali, perché ci sono diverse linee di produzione di home video di questa della Cine Museum. C'è la CMA Art, ma ci sono anche le esclusive, ci sono anche i cult, quindi potete avere informazioni abbastanza dettagliate già guardando la loro pagina Facebook, il loro sito. E vi invito anche eventualmente a seguire i loro gruppi su Facebook, perché è lì anche che talvolta si hanno delle informazioni in anticipo rispetto a tutti gli altri. Però ecco, basta andare nel loro sito Cine Museum per poter avere una idea generale di quelle che sono le loro offerte. All'interno abbiamo tra l'altro anche, la presenza di un impacchettamento per ammortizzare il tutto, con la classica carta anche con l'impacco, non so come si chiama, quella con i pallini, diciamo, che scoppiano. E qui all'interno abbiamo il cofanetto che tanto attendevo, quindi vediamolo qui, andiamolo ad aprire insieme. Oh, attenzione, senza neanche farmi male magari, che sarebbe un'ottima cosa.
davvero sono grandissimi nel modo di impacchettare, credo non ci siano paragoni, perché il pacco arriva in maniera sicura, in maniera davvero senza il pericolo di subire dei maltrattamenti durante il tragitto. Già la sto per intravedere, ragazzi, è arrivata finalmente, eccola qui, il cofanetto di Joker. Purtroppo c'è il, ecco qui si vede meglio. Ed è qualcosa di spettacolare, spettacolare davvero, ragazzi. Credo sia di diritto probabilmente uno dei cofanetti più belli che io possa dire di avere in collezione. È meraviglioso. L'effetto lenticolare chiaramente è sulla parte anteriore, quindi con Arthur Fleck che si trasforma in Joker, ed è meraviglioso. Meravigliosa davvero, quindi già da questo posso fare i complimenti agli amici della Cine Museum, che non falliscono un colpo, perché davvero non ci sono dei cofanetti di qualità più bassa tra quelli che propongono loro. Io non li ho purtroppo acquistati tutti nel corso degli anni, perché alcuni film mi interessavano di meno, tra l'altro, quindi non erano delle pellicole delle quali mi interessava avere il cofanetto a tiratura limitata. Purtroppo, tra l'altro, i loro cofanetti vanno quasi sempre subito in sold out. Anche per questo vi consiglio di seguirli attentamente, perché periodicamente loro propongono quelle che sono le nuove limited edition, quelli che sono i nuovi cofanetti. Tra l'altro sottopongono le idee anche agli iscritti alla pagina per tastare il polso della situazione. Dopodiché, nel momento in cui iniziano i preordini, vi garantisco che nell'arco di pochissimi minuti vanno immediatamente sold out. A volte capita anche di ritrovare magari qualche cofanetto nuovamente disponibile. Per questo motivo vi consiglio di tenere d'occhio il loro sito. Ora sto cercando di togliere il cellophane, anche questo meravigliosamente impacchettato, quindi ulteriormente un applauso a loro. E come sempre mi rendo conto, nel momento in cui ho in mano un cofanetto della Cine Museum, mi rendo conto della estrema solidità di questi cofanetti. Non è il primo che acquisto, tra l'altro, che ho il video della mia collezione nel canale, quindi vi ho già mostrato altri cofanetti di questa meravigliosa casa di distribuzione. È pesante, è un cofanetto davvero ben sostanzioso, e tenerlo in mano è come tenere in mano qualcosa di ben strutturato. Quindi ve lo faccio rivedere in maniera più comoda, senza il cellophane. Questo è il retro, e questa invece è la parte anteriore. Arthur Fleck, Joker, Arthur Fleck, Joker. Davvero meraviglioso, l'effetto finale è meraviglioso. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno del cofanetto. Allora abbiamo innanzitutto, in realtà, il classico gift, diciamo il regalo che loro mettono sempre, e in questo caso è, guardate, Everything Must Go, che se non ricordo male è il cartello che tiene Arthur Fleck all'inizio del film. È un segnalibro questo, e dietro c'è questo, vediamo se si vede, sì. Poi all'interno abbiamo il classico librettino, eccolo qui, Joaquin Phoenix, Joker, e dietro sempre con Joker, e all'interno ci sono diverse immagini, sto vedendo adesso, quindi ve le faccio vedere qualcuna, ecco qui, alcune scene del film, ecco qui altre, quindi diverse immagini con didascalie, molto interessante sempre, molto suggestive questi libretti della Cine Museum, quindi un ottimo modo per poter arricchire il cofanetto stesso. Poi abbiamo le classiche, aspettate che le apro, le classiche cartoline appunto del film, relative al film, le apro. Guardiamole insieme, ancora non le ho viste. La scena delle scale, bellissima, questa è una locandina alternativa che mi ha sempre affascinato, bellissima anche questa, meravigliosa. Grandissimo Joaquin Phoenix, meraviglioso davvero. Bellissima anche questa. Splendide, splendide le cartoline con le locandine alternative, mettiamola così, sono le locandine alternative del film. E poi all'interno chiaramente abbiamo, eccola qua, la steelbook Blu-ray del film Joker con il retro. Quindi io ho atteso, tra l'altro, diciamo, nell'acquisto di questa steelbook, proprio perché sapevo che sarebbe arrivato il cofanetto della Cine Museum. Io ho già il Blu-ray semplice, non avevo la steelbook, però appunto non l'ho acquistata perché sapevo che sarebbe arrivata prima o poi questo cofanetto della Cine Museum. Ripeto, purtroppo a causa appunto della pandemia, a causa dei problemi organizzativi, hanno impiegato un po' più di tempo, così come devono ancora arrivarmi altri cofanetti, ma va benissimo così. Tra l'altro, iscrivendosi alle pagine varie,
vari gruppi, è possibile anche contattare gli amministratori del sito, gli amministratori proprio della Cine Museum, sono sempre disponibili nel dare informazioni. Sapevo che questa purtroppo sarebbe arrivata un po' più in là nel tempo rispetto al previsto, ma va benissimo così, l'attesa è stata ampiamente ripagata. Quindi meraviglioso cofanetto davvero della Cine Museum. Il retro è spettacolare, non è lenticolare chiaramente, ma è bellissimo. E chiaramente la parte anteriore ve lo faccio rivedere. Quindi sono davvero contentissimo di averla finalmente tra le mani. Va ad ampliare quella che è la mia collezione in generale e quelle che appunto sono le mie edizioni della Cine Museum che già possiedo, da Shining all'Isola dei Cani, Full Metal Jacket, Intoccabile e tante altre. Quindi questo è un altro cofanetto che si va ad aggiungere alla schiera dei prodotti della Cine Museum. Io non posso far altro che invitarvi nuovamente a seguire gli amici della Cine Museum nei loro vari canali social, nel loro sito. Soprattutto andate a spulciare il loro catalogo, perché davvero c'è da sbizzarrirsi. Questo era quindi il mio unboxing del cofanetto di Joker della Cine Museum. Io spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia piaciuto il cofanetto. Io vi do davvero nuovamente l'invito, se siete soprattutto dei collezionisti come me, vi rivolgo l'invito a seguire la Cine Museum, perché ci sono dei prodotti di alta qualità. Io vi ringrazio nuovamente come sempre per il tempo che decidete di regalarmi guardando i miei video. Io vi do nuovamente l'invito ad iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, ed attivate la campanella per rimanere costantemente aggiornati su tutti i prossimi contenuti. Noi ci becchiamo ad un prossimo video, ad una prossima video recensione, magari anche ad un altro video di unboxing, oppure nella mia pagina Facebook Dr. Cinema, alla quale vi consiglio sempre di iscrivervi. Come sempre vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto. Ciao a tutti.